è nata fuori dal Parlamento, e però il PD è il, diciamo così, la forza più grande che sostiene questa maggioranza, che alla Camera sfiora la maggioranza assoluta, al Senato è di forza relativa. La crisi poi comunque finirà in Parlamento, nel senso che Renzi riuscirà a fare il governo se porterà al Presidente della Repubblica i numeri per farlo, e a quel punto questi numeri andranno poi verificati in Parlamento, come Costituzione prescrive, perché noi siamo esattamente dentro la lettera. Quindi non è vero che è stato umiliato il Parlamento, questo direi proprio di no. Poi naturalmente le forme, i modi di questo dibattito possono non piacere, ma noi siamo rigorosamente dentro i canoni della Costituzione, assolutamente no. Io sono anche tra quelli che pensano che i governi debbano nascere del